Le strade del centro più antico di Mestre sono decisamente strette. È una caratteristica comune a tutte le città che hanno un centro storico sviluppato su modelli medievali. Ci si domanda perciò se è giustificata la scelta di far passare un tram attraverso strade così strette. Bisogna però osservare che il tram attualmente in costruzione è stato scelto proprio per le sue dimensioni decisamente contenute e per le sue caratteristiche di manovrabilità particolarmente adatte ad ambiti limitati e a curve con raggi molto stretti. Per essere concreti, il tram, pur essendo lungo 32 metri, ha una sagoma più limitata rispetto a un normale autobus. Come si può vedere da questo schema, un autobus è largo 2,5 metri, il tram invece solo 2,20 metri, ben 30 centimetri di meno. Non solo, ma essendo un mezzo a guida vincolata, lo spazio necessario per le curve è sensibilmente più contenuto, dato che tutte le ruote percorrono la stessa traiettoria come un treno. Per un autobus non è così. Le ruote anteriori, infatti, percorrono una traiettoria con un raggio in ogni caso superiore a quello delle ruote posteriori. E il problema si rende più evidente per gli autobus snodati. Per consentire una curva in doppio senso di marcia a due autobus snodati, senza che interferiscano uno con l'altro, occorre una strada larga quasi 12 metri, mentre per il tram, grazie alla guida vincolata, basta una strada larga meno di 7 metri.